Sotto a chi gioca? Bene! Amici pokeristi, buongiorno. Oggi è il day 2 del Malta Poker Dream Powered by BetPro, il più sensazionale evento di poker che Malta abbia mai ospitato. Siamo con un ospite d'eccezione, testimonial, il consulente Giovanni Battista Contonati. Sì, purtroppo eliminato dal torneo ancora ieri sera, comunque forse anche meglio, così riesco a seguire un attimo gli altri giocatori e vedere che tutto possa procedere per il meglio. È molto difficile chiaramente per un giocatore partecipare a un torneo quando hai tutte altre cose in testa e ti stai cercando di occupare di organizzazione di questo e dell'altro, è abbastanza difficile. Comunque devo dire, un evento secondo me eccezionale, cioè io faccio l'European Poker Tour e vedere tanta gente insieme a un giorno non è veramente facile. Sa, abbiamo visto, stavamo dicendo, mi diceva Battista Cantonati che stai attaccato con le unghie a questo torneo, ma ci tieni a esserci? In tutti i tornei che faccio ci tengo a esserci, specialmente questo è un bel torneo perché ci sono 400 iscritti, quindi a maggior ragione, no? E credo che anche quello che è stato fatto da BetPro in fase di presentazione dell'evento, proprio prima dell'evento, con le madrine, con Melita, con quel gioco di fiaccole che è stato fatto all'esterno, è unico, cioè non è normale per un torneo di poker, e io credo che si possa anche inaugurare una stagione un po' diversa forse per il poker. Il poker, secondo il mio modo di vedere, deve un pochettino venire via da solo dal giocato e deve diventare show, cioè diventare show business, deve diventare un prodotto mediaticamente più spendibile, cioè non solo il tavolo con le carte e con i giocatori, bensì tutto il contorno. Io credo che abbiamo imboccato una strada giusta, dici? No, forse non lo so se è quella giusta, sicuramente una strada diversa che poi adesso vedremo come in qualche modo risponderà l'utente o l'opinione pubblica o la stampa o chi insomma deve dare una risposta. E vorrei proprio ringraziare Gaming UC e BetPro, proprio specialmente nelle persone di Fabrizio Crimi, e Francesco Arena e Fabio Fantacuzzi, che sono, oltre a essere uno presidente, l'altro country manager, l'altro responsabile, oltre... Scusate, parlate di Francesco Arena. Ecco, uno è qua. Eccolo, Francesco, ciao Francesco. Ciao, salve. Stavo facendo una sviolinata. Cioè, vicino, vi tengo il microfono. E stavo dicendo che c'è da ringraziare proprio questi personaggi. Ho detto in prima persona il presidente Crimi, Fabrizio, che oltre ad essere un grande lavoratore è una persona stupenda, fantastica. È questo uomo qua che... A parte, per me è impossibile telefonarli, il che vuol dire proprio quanto questo lavora tutto il giorno. Lui credo avere uno dei telefonini più usati d'Italia. Non solo per te, ma credo per tutti, però devo anche dire che è uno che magari guarda il telefono, poi a orari assurdi ti richiama e dici ma se sì, ci sei, sei ancora sveglio? Sì, faccio più tardi di te di solito. Ecco, allora volevo dirti questa cosa. Ah, va bene. Infatti mi dico Francesco perché a tutte le ore sei irreperibile. Purtroppo sì, no, soprattutto per questo evento è stata veramente un'impresa, ma alla fine credo che siamo riusciti a creare. È riuscita? Qualcosa. Sì, credo a questo punto. Ne parlavamo prima, 351 persone a 1100, sì. A Malta, cioè Malta. Tu hai preso 350 persone dall'Italia, le hai messe su un aereo, le hai fatte venire qua, hai fatto dire probabilmente a 200 almeno di loro, alla famiglia, scusate, vado via una settimana perché è un evento che non posso perdere. Una cosa del genere a Malta non era mai successa in assoluto. Assolutamente, guarda, allora, credo che la riuscita sia soprattutto dovuta veramente al team, perché siamo riusciti
a creare un team davvero motivato, e a partire dagli impiegati, dallo staff, dai collaboratori, da tutta la rete che abbiamo. Sì, allora, mi sta squillando. Quindi siamo davvero contenti comunque di essere arrivati a questo risultato, anche perché effettivamente inizialmente avevamo comunque, credevamo di arrivare su una soglia di 2,50 eccetera, poi dopo le prime due settimane di attività abbiamo visto che eravamo riusciti veramente a creare un bel movimento, a motivare comunque le persone, quindi questo è stato il risultato. Quindi. Scusate, Giancia, chi è allora? Non so, tu parli inglese? Sì. No, perché ha chiamato uno, però dice che era della Casa Bianca. Chiamalo dopo. Gli ho detto che lo richiami dopo, che adesso è impegnato in un'intervista. Devo mandargli un'email che forse lo richiama più tardi. Email. C'è Hobby che ti voleva praticamente. Sì, ormai. Un sittino. A due, un zap. Comunque, no, veramente, la percezione che abbiamo avuto ieri, anche quando abbiamo avuto modo di parlare con Fabrizio, è stata quella di cose fatte in grande stile, con un'attenzione anche alla ricezione e quello che diceva Giovanni Battista, al poker come spettacolo, al poker come intrattenimento, quindi come gioco, ma anche come modo di per stare insieme, per condividere momenti anche con chi casomai non gioca, che però rimane piacevolmente colpito da uno spettacolo. Appunto. Diciamo che il nostro scopo principale è stato quello non solo, diciamo, di rivolgerci al popolo del poker, ma di allargare l'evento a tutte le persone che comunque si stanno anche avvicinando per la prima volta al mondo del poker, tanto che abbiamo avuto primi qualificati online che comunque non sono giocatori abituali, sono i cosiddetti giocatori occasionali che giocano poker e che si stanno avvicinando proprio adesso al mondo del poker. Quindi diciamo, l'idea di spettacolarizzare l'evento, di renderlo non solo un evento pokeristico ma un evento mediatico, è stato proprio quello, diciamo, lo scopo è stato quello di voler avvicinare anche i neofiti del poker. Siamo al day 2, però possiamo dire che ci sembra assolutamente riuscito. Assolutamente. Addirittura avete dovuto spostare... Salve, sono un neofita, mi stavo avvicinando. Sotto chi gioca? Bene!